Ok, direi che possiamo iniziare la lezione di oggi. Allora, oggi faremo una giornata full immersion in programmazione dinamica, che è il primo macro argomento del corso, e oggi vedremo vari problemi di spoiler programmazione dinamica, e vediamo come si risolve, vediamo le idee che ci sono dietro da trovare fuori e da applicare. Volevo dirvi una roba sull'esame. Ci ho pensato e questo lo dico abbastanza candidamente, visto che voglio cercare che tutti quelli che facciano l'esame abbiano tutte le possibilità di passarlo ai primi appelli, a quelli di febbraio, no? Febbraio marzo, non so quando è che i appelli, gennaio, febbraio marzo. Intanto mi sono deciso che invece di arrotondare per difetto il voto, lo arrotondo per eccesso. E la seconda cosa è che sono a questo punto tipo 90% sicuro di rendermi disponibile per dopo la prova di laboratorio, comunque la prova di laboratorio si è fatta con la strada, dare la possibilità a chi vuole di fare un orale per cercare di non alzare, ma cambiare il voto, perché se fate l'orale, direi che il range con probabilità 3 sigma che vi beccate è tipo meno 3 più 3, perché c'è il rischio di ascendere se fate l'orale, quindi non sono punti gratis. Però sappiate che probabilmente avete questa opportunità, e quindi in questo caso il passare il laboratorio vuol dire prendere almeno 15, perché poi dovete prendere più 3 all'orale. Detto ciò, più di un mio amico mi ha detto che un orale con me è sarebbe una roba indecente, quindi non so quanto ve lo consiglio, però lo scopriremo insieme. Ok. O magari sono loro, cioè nel senso, magari sono i miei amici che sono stronzi, credo di. E allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati con il problema dei Chicken McNuggets. Tra l'altro, a questo punto mi sento in obbligo, visto che menziono McDonald's, oggi c'è la maglietta di Toro, devo dire not sponsored, tutto quanto, not sponsored, non vengo pagato per dire queste cose, non vengo pagato neanche per fare queste lezioni, ma quindi not sponsored da nessuno. Ok, riassuntino del problema e poi ne parliamo insieme. Allora, qual era il problema? Il problema era, voi andate a un McDonald's e volete ordinare dei Chicken McNuggets, e per chi non lo sapesse, perché se ne è perso l'altra volta, in Italia le scatole di Chicken McNuggets che potete ordinare sono in dimensioni fissate e sono 4, 6, 9 e 20. Si sono ancora così, perché devo dire che è da un po' che non vado a McDonald's, quindi non so se sono ancora queste le dimensioni, ma queste erano fino a qualche anno fa perlomeno. È facile notare che ci sono degli ordini, ci sono dei numeri di Chicken McNuggets che non possiamo ottenere come nessuna combinazione delle scatole. Se io vado al bancone e chiedo 7 Chicken McNuggets, non me li possono dare in nessun modo, a patto di tipo che ne so, prendono una scatola da 9, 2 li buttano via e mi danno una scatola con 7. Però a patto di avere scatole intere non c'è modo di ottenerne 7. Di compenso vi avevo detto che, a meno che questo insieme non sia di genere, e oggi vediamo cosa vuol dire, questa cosa, io vi assicuro che c'è sempre un numero di McNuggets dopo il tale, tutti quelli dopo sono possibili. Ok? Tipo, adesso ne sparo uno alto che però sono abbastanza convinto che sia vero. Se chiedete da 40 McNuggets in su, sono abbastanza convinto che potete farlo sempre. Che ne so, 40, vabbè, 40 sono 20, ma già 41, boh, in qualche modo si fa probabilmente. Cioè, sono sicuro che si fa, perché so qual è la risposta a questo problema. Però in qualche modo si fa 41. E quindi questo vuol dire che se insieme non degenere, esiste un numero più alto di Chicken McNuggets che non posso ordinare. E quindi il problema è: qual è questo numero? Qual è il numero più alto di Chicken McNuggets che non posso ordinare?
Ok, e l'altro spoiler che avevo fatto, cioè che doveva essere abbastanza ovvio, ma che avevo fatto sul gruppo qualche giorno fa, questo problema lo vorremmo risolvere con la programmazione dinamica. Non sto dicendo che sia l'unico modo di risolverlo, io non conosco altri modi di risolverlo, magari ce ne sono, ma noi lo guardiamo con la programmazione dinamica. Ok, questo problema, intanto qualcuno di voi ci ha provato perché mi ha detto, c'è qualcuno, senza dirla, ma se alzate in mano, c'è qualcuno che pensa di aver trovato la soluzione? Vedo quattro, tre mani e due mezze mani. Tre mani Ok, e io due mezze mani. Dimmi. ho una domanda. Programmazione dinamica implica per forza che ci sia una ricorsione o può anche essere semplicemente un'iterazione? Può essere anche un'iterazione. Ok. Programmazione dinamica è l'assetto. Poi vedremo, venerdì facciamo la prima lezione dove vediamo poi in codice come si trasformano queste cose. Però la programmazione dinamica può essere implementata sia, vedremo, top down, che è modo ricorsivo, sia bottom up, che è modo iterativo. Ok. Però a livello concettuale, la programmazione dinamica come concetti ha il concetto di un passo base, il concetto di un passo generico, che sono le cose che abbiamo visto ieri, l'altra volta. E questo è il framework in cui ci muoviamo. Tra l'altro, volevo dire una roba importante. La programmazione dinamica, la ricorsione insieme alla programmazione dinamica in particolare, è un po' l'arte. L'altra volta l'ho descritta come l'arte di saper rispondere a un problema più complesso se abbiamo le soluzioni dei problemi più piccoli e se sappiamo comporli in qualche modo per ottenere la risposta del problema più grande. Questo è come ve l'ho venduta l'altra volta ed è un modo ragionevole di vedere la programmazione dinamica. Ma un altro modo di vederla, la programmazione dinamica è l'arte di quando ho delle scelte da fare. Quando c'è un qualche tipo di sistema in cui ho delle scelte da fare, le scelte che faccio avanzano il sistema in un modo che lo avvicina a uno stato più finale, la programmazione dinamica è l'arte di non sapere cosa fare e provarle tutte in modo intelligente. Lo ripeto perché è un concetto importante. E sono, cioè, vediamo, questa è un'altra, ma ce ne sono ancora un'altra. Ci sono varie interpretazioni che si possono dare alla programmazione dinamica. Questa è una molto importante. Io ho un problema che posso vedere come uno stato di qualche tipo e ho delle scelte che posso fare. E ogni volta che prendo una scelta, indipendentemente da quale prendo, so però che mi avvicino un po' più verso la fine del problema, che mi avvicino un po' più verso lo stato finale. Bene, la programmazione dinamica è la cosa per cui riesco a risolvere questo problema senza sapere a priori qual è la scelta ottima, però in qualche modo riesco a simulare tutte le possibili scelte senza dover veramente simularle tutte. Se ci pensate un attimino, questa cosa in realtà si può applicare questo ragionamento al ragionamento che abbiamo fatto l'altra volta per risolvere il problema del bagno da perstellare. Cos'è lo stato là? Quante celle del bagno mi rimangono da riempire, quali sono le scelte? Metto una piastrella da 1 nella prima cella, metto una piastrella da 2 nella prima cella, ok? Ogni volta che faccio una scelta mi avvicino un pochino di più allo stato finale, perché, beh, se ho messo una piastrella da 1, adesso c'è un bagno grosso n-1, se ho messo una da 2 ora ho un bagno grosso n-2, e a priori non so qual è la scelta ottima, io non so se in quel caso poi ottima non vuol dire niente perché là proprio volevo contare le cose, però a priori se fosse stato provare l'ottimizzazione non so qual è la scelta ottima per una qualche funzione che voglio utilizzare, le voglio provare tutte e la programmazione dinamica ci permette di provarle tutte senza degenerare in un algoritmo esponenziale. Ok, e questo è il framework in cui vorremmo cercare di risolvere questo problema. Questo è l'approccio che useremo della programmazione dinamica per risolvere questo problema. Il primo step quando si guardano le cose in questo approccio è: qual è la domanda a cui voglio rispondere? Questa è la prima cosa, perché io vi ho chiesto qual è il problema, dato l'insieme S. Qual è, date le regole del gioco che ho detto, cioè che voglio
in modo matematico quello che voglio fare è trovare qual è il numero naturale più alto che non può essere espresso come combinazione come combinazione lineare di quattro variabili con questi coefficienti. Cioè praticamente per trovare il numero più alto per la nostra soluzione con coefficienti interi di 4a più 6d più 9c più 20d fondamentalmente, con tutti i quattro coefficienti che devono essere numeri naturali. E quindi la domanda che mi sto facendo è qual è il numero più alto. Ciò non vuol dire, perché se prendiamo il problema direttamente così, se cerchiamo di risolvere questa domanda, non ci sono le proprietà che ci servono. Le proprietà che ci servono, ho detto, che abbiamo delle scelte, cioè abbiamo un qualche stato dove abbiamo delle scelte e vogliamo quindi poter scegliere qualcosa e vogliamo che lo stato avanzi in un altro stato che è più vicino a essere qualcosa di più facile che sappiamo risolvere, che alla fine vuol dire spostare un po' verso il caso base del problema. E questa domanda non si presta bene, la domanda del problema così posta non si presta bene, quindi a volte dobbiamo cercare di trovare un'altra domanda che abbia queste proprietà con cui la cui risposta a quella domanda ci permette di risolvere il problema originale. Ok, qual è la domanda in questo caso? E qua devo dire la verità, non c'è una scienza esatta per trovare qual è la domanda giusta ogni volta, è una cosa che viene con l'esperienza, una cosa che viene facendo esercizi, risolvendo tanti problemi uno poi comincia a riuscire a farsi le domande giuste. Qual è la domanda giusta in questo caso? La domanda giusta in questo caso è: io esattamente K nuggets li posso comprare? Che è una domanda un po' diversa da quella originale. Quella originale era: qual è il numero massimo che non posso comprare? Invece io adesso vi propongo come domanda a cui cercare la risposta è: io K nuggets posso comprarli? Questa domanda intanto è una domanda binaria, una domanda la cui risposta è sì o no, perché o capanaga se li posso comprare o non li posso comprare, e vedremo che in realtà è una domanda che ha tutte le proprietà che ci servono. Però adesso domanda prima della domanda: se io sapessi rispondere a questa domanda, se io sapessi rispondere a alla domanda capanaga esattamente capanaga se li posso comprare, se io sapessi rispondere a questa domanda sapreste risolvere il problema originale? Domanda a voi? Sì. Bisogna comporre un po' la risposta. Cioè, non, perché prima bisogna vedere quanti K nuggets consecutivi si riesce a comprare. Dopo da là si riesce a capire quando. Ho capito cosa stai dicendo, ma sei molto avanti. Okay. Ma basterebbe trovare una combinazione lineare tra questi elementi, così possiamo porre tipo, non so, 4 a x. No, io sto dicendo, metti che tu hai un programma black box che sa risponderti a questa domanda: esattamente K nuggets li posso comprare? Metti che è una black box che risponde a esattamente questa domanda, ok? Come faccio a quel punto a rispondere al problema originale? Alzate la mano e vi chiamo, almeno così cioè, faccio da mutex della discussione. Dimmi. Prendo il numero più alto di campanelle che non posso comprare, nel senso, se cioè, non mi darà tutti i numeri, quindi prendo quello più alto che non c'è insieme. Ok, bene. Quindi codifichiamo questa cosa. Cosa vuol dire? Beh, io parto da 0 nuggets e chiedo: posso farli 0 nuggets? Sì. Beh, sì, ovviamente sì. E vado avanti, uno posso farlo, no, due posso farlo, no, e vado avanti così e mi segno qual è l'ultimo che mi ha risposto no. Qual è il problema? Quando mi fermo? Quando raggiungo, cioè almeno nella mia soluzione è quando raggiungo il massimo, cioè quando il numero di risposte esatte, mm-hmm. cioè positive, è uguale al massimo dell'insieme. Ok, questa è in realtà, perché c'è un'altra risposta a questa domanda, questa è quella ottima. Ci sono tre risposte a questa domanda, in realtà forse è quella più facile da vedere in qualche modo. Però tipo, allora, il primo bound, il più banale se vogliamo,
è che io posso fermarmi quando raggiungo il prodotto di tutti i numeri. Perché se io raggiungo il prodotto di tutti i numeri, allora, assumendo che non sia degenere, perché comunque devo assumere che non sia degenere, allora quando avrò raggiunto il prodotto, beh, sicuramente tutti quanti i vari cicli, il modulo, il prodotto di tutti quanti li ho già toccati e quindi non potrò che avere una copia di quello che avevo prima, dopo che ho raggiunto la moltiplicazione fra tutti. E a quel punto allora so che se avevo già uno streak abbastanza lungo di cose che ho preso, c'ero anche dopo. La risposta è un pochino più raffinata, anche questa, però adesso non ci entro troppissimo nei dettagli, appunto perché è forse meno facile da vedere, è che in realtà mi basta fermarmi al minimo comune multiplo dei numeri. La risposta ancora più ottima, quella che ha detto lui, ovvero se io me ne becco in questo caso 20 che mi dicono sì di seguito, allora tutti gli altri saranno sì. Perché? Perché se ne ho beccati 20 che dicono sì di seguito, pensiamo un attimo cosa succede a tutti quelli dopo. Beh, quello dopo, pensiamo solo a quello dopo, anzi, quello dopo io potrò sempre farlo, perché io so che gli ultimi 20 mi dicevano sì, ma allora vuol dire che se io prendo a quello di, che ne so, n più 1 meno 4, che sicuramente è negli ultimi 20, quello lo riuscivo a fare perché sono partito dall'assunzione che gli ultimi 20 li ho fatti, ma allora basta che ci aggiungo un 4 e allora c'è anche quello. Non so se mi sono spiegato. Ok? Quindi se io ce ne ho, in realtà posso fare una ancora più stretta volendo, perché se io ho un gap di almeno 2, credo, forse 1 basta, tra i primi 2, se io ne ho 6 di seguito che li ho presi, quello dopo posso sempre farlo come 3 prima più 4, ma 3 prima so che ce l'ho perché gli ultimi 6 ce li avevo. Quindi in realtà posso fare anche lievemente meglio, posso prendere, in realtà forse si può fare ancora meglio, cioè forse basta addirittura il primo più uno, cioè se ne ho il primo più uno presi, allora sicuramente sempre quello dopo, se vado indietro del primo, quello l'ho preso perché ne ho presi almeno gli ultimi primi più uno, quindi posso fare quello dopo, quindi a finestra posso fare tutti all'infinito. Ok. Quindi sappiamo, adesso sappiamo che se so rispondere a quella domanda, se so rispondere a K nuggets riesco a farli, K nuggets posso prenderli, se rispondo a questa domanda so risolvere il problema. Perché? Cosa faccio? Parto da zero, faccio questa domanda, una volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mi fermo quando ne ho beccati. Sì, secondo me la regola più stringente è il numero più piccolo dell'insieme più uno di seguito, come ha detto sì. A quel punto so che tutti gli altri dopo dovranno dirmi sì, perché quello dopo lo posso fare come quello più piccolo meno uno prima, che però è nell'insieme di quelli che ho, perché ne ho beccati almeno il numero più piccolo di seguito che mi diceva sì. Quindi da là in poi tutti quanti potrò farli. E a quel punto mi fermo e do in output l'ultimo che non sono riuscito a fare. E quello so che è veramente l'ultimo che non riuscirò mai a fare, perché tutti gli altri poi so farli. Bene, a questo punto cerchiamo allora di trovare la risposta alla domanda: ma K nuggets li so fare? Dimmi. Ma tipo il 20 non è un dato inutile in questo problema? Può essere. Cioè, è un multiplo di 4 oppure anche una somma di 4 e 6, 4 e 6. Quindi potremmo anche toglierlo per la risoluzione, per semplificare. Volendo, ma chi se ne frega? Non lo sappiamo, a priori non lo sappiamo. Io ho usato, come ti dicevo prima, le serie. Però non so, cioè non so. Facciamo che prima, allora prima vado con la soluzione in programmazione dinamica e poi possiamo parlare delle alternative. Che ce ne saranno, perché è un problema che si presta molto a roba di teoria dei numeri, e, però noi lo risolviamo da ignoranti, diciamo, da ignoranti matematici quantomeno, cioè da ignoranti della matematica, quindi da informatici fondamentalmente. Ok, bene, cerchiamo di analizzare la domanda, che ho fatto, e vediamo se riusciamo a sbattercela dentro il framework della programmazione dinamica. K nuggets li posso fare? Allora, cosa ci serve?
ci serve uno stato, ci serve un caso base, ci servono delle scelte. Quale mai potrà essere il caso base di K Nuggets? La domanda K Nuggets li posso ottenere? Sarà molto probabilmente 0 Nuggets li posso ottenere? Sì, non compro niente. Ok, quindi diciamo che già questo ci dice tanto, già con questa, con questo caso base ci è uscito fuori anche un po' quello già lo stato. Quale sarà lo stato? Beh, lo stato sarà K. Lo stato sarà il numero di Nuggets che voglio comprare. Ma perché d'altronde? Beh, è un po' esattamente l'insieme delle variabili che mi servono per rispondere alla domanda. Cioè, se mi sta chiedendo se K e Nuggets posso farli, l'unica variabile qua dentro è K, quindi è abbastanza probabile che K debba essere lo stato. Vediamo se ora, quindi diciamo che la nossa domanda è Carnaval, possiamo farli, il nostro stato è K. Vediamo se ci sono delle scelte che ci permettono di ricostruire la soluzione per K, sapendo che abbiamo tutte le soluzioni precedenti, siamo sempre nel framework della programmazione dinamica, quindi ricordiamoci che stiamo risolvendo il problema per K, tutte quante le soluzioni da 0 a K-1 ce le abbiamo, ce le abbiamo date, e cerchiamo di vedere se riusciamo a rispondere a K, avendo tutte le risposte, facendo delle scelte. Quali sono le scelte che possiamo fare? Se abbiamo, vogliamo farne K, quali sono le scelte che possiamo fare? Possiamo vedere K-4, K-6, K-9, K-20. Esattamente. Le scelte sono o compro, perché è l'insieme esaustivo delle scelte che posso fare in questo problema. O compro una scatola da 4, o compro una scatola da 6, o compro una scatola da 9, o compro una scatola da 20. Non ho altre cose che posso fare. E questo è l'insieme totale delle cose che posso fare. Ma allora, se io voglio comprare K Nuggets, per forza di cose, l'ultima azione che dovrò aver fatto sarà stato o comprare una scatola da 4, o una da 6, o una da 9, o una da 20. Perché sono le uniche azioni che posso fare. Ma allora cosa possiamo dire? Mettiamo che la nostra funzione sia f, la funzione della domanda a cui stiamo cercando di rispondere, che è quindi una funzione che va da n a 0,1, dove l'input è k e l'output è 0 se non possiamo comprarli, 1 se possiamo comprarli. Okay? Questa è la funzione che stiamo cercando di caratterizzare, la funzione che stiamo cercando di definire. E cosa abbiamo detto? Beh, sicuramente f di 0 uguale 1, perché 0 nuggets li possiamo sempre comprare, basta che non compriamo niente. A questo punto, qual è il passo generale? Quello che ci siamo detti, ovvero f di, adesso devo vedere come scriverla perché sarà lunghina, f di k, cosa sarà? Sarà, tra l'altro in realtà facciamo un attimo, perché sennò devo mettere degli if, delle cose che sono brutte, non so fare la z, era così, oh che bella, non è questa ma è, cioè, ci assomiglia abbastanza, vado da meno infinito più infinito vicino a 0n, perché così definisco, giusto per poi poter usare, che f di n è uguale a 0 per ogni n minore di 0. Almeno così dico che qualunque numero negativo di nuggets non lo posso fare e mi semplifica poi la vita dopo, ma è solo per bellezza di definizione. Ok, sto facendo il caso generale f di k, e a questo punto non ho chiamato k perché ho chiamato n là, allora diventa f di n. Ok. F di n cosa sarà? Sarà l'ultima scelta della serie di scelte che abbiamo fatto per arrivare a n nuggets, ma allora per poter arrivare a n nuggets, essendo che l'ultima scelta che ho fatto è stata una delle quattro possibili, ovvero comprare una delle quattro scatole possibili, io ci posso arrivare se solamente se potevo arrivare a n-4, n-6, n-9 o n-20. Perché se potevo arrivare a uno di questi, allora comprando la scatola appropriata posso arrivare a n.
altrimenti non posso, perché non ho altre scelte. Se io potevo fare solamente, non so, n-1 per dire, e non ce l'ho la scatola da 1, io ho solamente quelle opzioni che sto provando, e quindi vuol dire che non c'è modo di arrivarci. Quindi FDN cosa sarà? E qua faccio, no, non faccio abuso di notazione perché posso, no, faccio un semi abuso di notazione. Cosa sarà? Sarà F di n meno 4 or F di n meno 6 or F di n meno 9 or F di n meno 20. Bene, adesso tanto faccio una molto veloce simulazione, anche per così vediamo qual è la risposta, che non mi ricordo, per 13, 15, 14, una roba del genere, però non me la ricordo, quindi adesso la scopriamo insieme. E se avete domande, mi raccomando, fermatemi se non capite perché, adesso tanto farò il... Vediamo di calcolare questi valori usando queste regole generali. Noi lo sappiamo che f di 0 lo possiamo fare, metto una b e una x, che si può fare, non si può fare. A questo punto, e questo è il caso, questo è il nostro caso base. Il caso base, vi ricordo, è un caso che è talmente semplice che lo posso risolvere a priori senza dover sapere niente del problema. F di 0 per forza lo posso fare, non devo comprare niente. A questo punto, tutti quelli dopo, basta che guardo il caso generale, perché quelle sono la cosa importante, quello è l'insieme di tutte sole le possibili scelte che posso fare. F di 1 posso farlo? Beh, no, perché 1 meno qualunque cosa mi va in negativo, abbiamo detto che i negativi non posso farli, non posso comprare un numero di nuggets negativo, quindi sicuramente 1 no, 2 no per lo stesso motivo, 3 no per lo stesso motivo. 4 posso farlo? Sì! Perché sì? Perché se l'ultima scelta che ho fatto è comprare una scatola da 4, allora so che quello che sto cercando di fare adesso, che è 4, meno la dimensione di questa scatola, che è 4, mi va un numero che io so fare, che è 0. Se io da qua ne aggiungo 4, vado qua. 5 posso farlo? No. 6 posso farlo? Sì. Stavolta perché aggiungo una scatola da 6 a partire da 0. 7 posso farlo? Non credo. 8 posso farlo? Sì. Sì, perché posso aggiungere una scatola da 4 a partire da 4. C'è uno di questi che mi ritorna vero e quindi c'è un modo di farlo, c'è una scelta che mi permette di ottenere 8. 9 posso farlo? Sì. 10 posso farlo? Sì. Perché c'ho due modi addirittura di farlo, 10. Perché posso o aggiungere una scatola da 4 quando ho 6, o aggiungere una scatola da 6 quando ho 4. 11 posso farlo? Non mi pare, perché meno 4 è qua, meno 6 è qua, gli altri sono più in là, quindi no. 12 posso farlo? Sì, aggiungo una da 4 a 8. 13 posso farlo? Sì. 14 posso farlo? Sì. 15 posso farlo? Sì. 16 posso farlo? Sì. E a questo punto, che ne ho fatto 5 di seguito che mi hanno detto sì, in realtà so che tutti gli altri mi dovranno dire sì, ma perché l'elemento più piccolo è 4, ma quindi vuol dire che questo potrò farlo, perché se qua vado 1, 2, 3, 4 indietro, questo lo so fare, allora se aggiungo una scatola di 4 a questo, posso fare anche questo. E poi questo ragionamento lo posso ripetere all'infinito spostandomi di 1 in avanti. Ma allora basterebbe il minimo? Sì, basta il minimo, non il minimo più, no? Sì. Sì. Ne sono accorto anche adesso. Basta il minimo e non il minimo più. E quindi, spoiler,
in Italia, se andate in McDonald's e chiedete 11 McNuggets, non ve li possono dare, ed è il numero più alto che non vi possono dare. Ok. O se ci andate, fate il video e poi voglio sapere la risposta. A parte che adesso non si può più, perché adesso devi ordinare con il totem, quindi non c'è più l'interazione umana che portava la vita. Ok, bene, abbiamo risolto il problema. Abbiamo risolto il problema. Cosa vogliamo fare adesso? Abbiamo risolto il problema, quindi presumibilmente la risolto per la promozione di anni, quindi presumibilmente è corretto. La correttezza in realtà è data dal fatto che data dal fatto che il caso base abbia il valore giusto e l'insieme delle scelte che abbiamo considerato sono effettivamente esaustive, sono tutte sole quelle possibili. Qui ammettiamo di avere la correttezza. A questo punto vogliamo calcolare la complessità temporale e spaziale. Come facciamo? Ricordiamoci come si calcolavano. La complessità temporale sarà data da cosa? Intanto diamo dei nomi, perché io qua ho chiamato n, una roba che adesso volevo chiamare n, che invece adesso chiamerò k. E sarà che la cardinalità di s sarà k. Ok. Un'altra cosa che ci servirà in realtà, diciamo che la risposta, quindi il diciamo che max su n devo usare le funzioni indicative, vabbè sti cazzi, h è la risposta, cioè h è la risposta del problema, diciamo che h è la risposta del problema, ok? Quindi, sapendo che k è la cardinalità e h è la risposta del problema, ora ci chiediamo qual è la complessità spaziale temporale. Ricordiamoci che la complessità temporale cos'è? È il numero di stati della regolazione dinamica, è il numero di stati per la complessità della transizione, cioè quanto ci abbiamo messo a eseguire quelle scelte e aggregarle. Mentre la complessità spaziale è il numero l'upper bound, perlomeno, è il numero di stati per quanto occupa uno stato, quante variabili devo tenere e quanto occupa la risposta di uno stato. Questa è quella della programmazione dinamica. Quindi, domanda a voi, qual è la complessità temporale? Dimenticatevi il set specifico, cioè abbiamo un set S generico la cui cardinalità è K. Cos'è la cardinalità? Quanti elementi ci sono nell'insieme? Cioè in questo caso K è 4, cioè ci sono 4 elementi. Quindi se vi do l'input insieme S generico e vi chiedo di fare tutta questa manfrina, qual è la complessità temporale di sta roba? Il numero di OR sono S, no? Il numero di OR sono S meno 1, sono K meno 1. Perché S è un insieme, K meno 1 elementi. Fare 4 funzioni per arrivare alla risposta. Cioè S funzioni, devi chiamare la funzione. Sì, K funzioni. Per risolvere il problema di f di n, quindi è il numero degli stati, io direi che è k. Tu dici il numero degli stati è k. Io qua, in modo abbastanza provocatorio, cioè in modo abbastanza per, io qua ho fatto un vettore del booleano, se vogliamo, degli stati che abbiamo calcolato la risposta per lo stato 0, per lo stato 1, per lo stato 2. Quindi tendenzialmente questi sono gli stati che abbiamo calcolato gli stati che abbiamo calcolato dell'ADP. Però questi sono specifici per questo insieme. Certo.
perché per un insieme che magari avessi avuto 5 invece che 4 sarebbe stato differente. Certo, però avete tutte le variabili che vi servono per esprimere la complessità. No, no, vi assicuro che avete tutte le variabili che vi servono. Avete S, avete K, avete H. E vi prometto che le complessità sono funzione di queste tre variabili. Dimmi. H più K diviamo un numero totale di stati che abbiamo presentato, no? Cioè H è la risposta al problema, quindi in questo caso 11 più la cardinalità diviamo 15. Sei quasi. Cioè, perché in questo caso c'è stata la cosa super fortuita che K era uguale al minimo elemento di S. Quindi il minimo di S. Il numero di stati è H più il minimo elemento di S. Quindi cosa sarà? Sarà H più il minimo di S. Ok, e questo è un primo pezzo del puzzle. Questo è il numero di stati. Questo è il numero di stati. Ma la complessità temporale cos'è? Per il costo della transizione. Per la costo della transizione. Qual è la transizione? Cioè, la transizione è il calcolo del caso generico. Cioè, ci troviamo in un caso generico, nel caso base. Quanto ci costa calcolare quel caso generico, assumendo che le chiamata funzione ci costano un grado di 1? Per K, cioè, K. K? K, cioè o grande di K, teta grande di K in realtà, però grande di K ci basta. Perché? Qual è la nostra transizione? Qual è il passo generico? Il passo generico è questo. Il passo generico è che dobbiamo fare l'OR di delle risposte che hanno una differenza, per ciascuno degli elementi di S dobbiamo fare l'OR delle risposte che hanno quella differenza rispetto all'elemento che stiamo considerando in questo momento. Ma quanto ci costa fare questo? Assumendo, perché la programmazione dinamica assume che noi abbiamo tutte le risposte alle domande di difficoltà minore, quindi per tutti gli n minori, quindi questo si traduce in chiamare f di una roba più piccola di n ci costa o grande di 1, ok? E quindi cosa vuol dire? Beh, dovremmo fare, le chiamate ci costano grande di 1, facciamo esattamente k chiamate, questi k booleani che dobbiamo farne l'or, questa cosa ci costerà ancora uno grande di k, e quindi vuol dire 2 grande di k per grande di k fa o grande di k. E quindi il costo della transizione è o grande di k, allora la complessità temporale di questa roba cosa sarà? Sarà o grande di kh più k-s. O anche ovviamente o grande di k per tra parentesi h più min s. Perché il costo della programmazione dinamica, il costo temporale della programmazione dinamica è uguale al numero di stati. Ah, perché lo facciamo sempre al più, diciamo. Lo facciamo sempre al più, cioè nel senso il numero di stati per il numero, per il costo della transizione. Cioè un upper bound, ovviamente, perché ragioniamo sempre in o grandi, quindi gli o grandi sono upper bound. Sì, sì. Un upper bound del costo della, in realtà in questo caso è anche tutta grande, un upper bound della programmazione dinamica cos'è? È il numero di stati, cioè quanti stati visitiamo per quanto ci abbiamo messo su ogni stato. Ma quanti stati visitiamo? È esattamente h più min s. Esattamente, comunque non grande, questi cazzi, cioè non è importante, più o meno costante non è importante. E quello è proprio il numero di stati che visitiamo. Ogni stato, quanto ci costa elaborarlo? Beh, ci costa o grande di k, perché in ogni stato dobbiamo fare l'OR di k cose, ma fare l'OR di k cose ci costa o grande di k. E quindi il costo totale di questa roba quanto sarà il numero di stati che abbiamo visitato per quanto ci è costato visitare uno stato. Okay. E qua semplicemente ho fatto la moltiplicazione, cioè ho distribuito il fattore, però cioè nel senso, ok, a questo punto la domanda è: qual è invece la complessità spaziale?
Beh, un dato ce l'abbiamo già. Il numero di stati. Il numero di stati è lo stesso, ovviamente. Quanto ci costerà? Quante variabili ci sono da tenere in memoria per uno stato? Una? Il booleano. C'è un discorso leggermente più fine che qua esula un pochino, perché giustamente ho sentito anche questa risposta con la coda dell'orecchio. Effettivamente, quando stiamo calcolando uno stato, ok, noi occupiamo o grandi capo memoria. No, non è vero. No, tra l'altro ho detto la stronzata, perché in realtà in questo caso particolare c'è la cosa che in realtà per fare l'ordine di K valori non è necessario tenere veramente K valori in memoria, cioè possiamo farlo, cioè tenercene sempre due e poi continuare a fare l'or, perché anche l'or è quella è questa proprietà, non è associativo, non è distributivo, è commutativo. No, non è commutativo. Boh, le proprietà giuste, insomma, dell'or che ci permettono di non dover avere K cose e dover dove c'è per forza tutte quante per caso della costruzione. Boh, avete fatto voi matematica più recente di me, che lei. Io ho fatto il corso di matematica 8 anni fa. Quindi... Nel senso che se almeno non è vera, va bene. Sì, non mi veniva il nome della proprietà che garantisce questa cosa. E quindi in realtà, tipo, ovviamente noi possiamo calcolare f di n-4, calcoliamo f di n-6, facciamo direttamente l'ordine, non ci dobbiamo tenere anche le risposte vecchie, cioè basta che teniamo solamente l'ordine accumulativo del prefisso delle risposte. Ok, detto ciò, qual è stato la complessità spaziale di sta roba? Sarà il numero di stati per quanto ci costa salvarci lo stato. Salvarci lo stato ci costa un bit, giusto? Letteralmente un bit, quindi un grande di 1, e quindi la complessità, quindi questa è la complessità temporale, la complessità spaziale sarà o grande di H più S. Con numeri alti però diventa bello. Questa è un'ottima osservazione. Allora. Cioè con essendo infinito, è infinito. Sì? Cioè nel senso se mi avvicino. Cioè non infinito, nel senso. Sì, se mi avvicino, non so, un miliardo. Allora, qua c'è una parentesi per cui ci sono. Se ci fossero professori che ho conosciuto in altre università si incazzerebbero tantissimo per quello che sto per dire, ma voglio fare una parentesi che esula un po' dal corso, ma che è molto interessante fare in questo momento, che però è una roba più di algoritmi, di questa roba qua. Però è molto interessante e deriva da questa osservazione. Voi avrete sentito quantomeno di sfuggita che esiste in formato una roba molto importante che si chiama il problema più uguale NP. Ok? Quello che però voi potreste non sapere di questo problema è intanto la definizione, cioè che cosa sta chiedendo questo problema. Questo problema qua è un problema che un po' si maschera e c'entra molto col problema più uguale NP. E voglio un attimo spiegarvi cos'è il problema più uguale NP, anche se, ripeto, non c'entra niente con... consigli di programmazione, però secondo me è utile averlo nel retro del cervello per alcune situazioni. Allora, intanto una roba che voglio dire è per cosa stanno P ed NP, cioè cosa vuol dire la sigla. Perché molti pensano che sia la P sta per polynomial, la NP, c'è una persona che pensa che stia per non polynomial, in realtà non è vero, sta per non deterministic polynomial, ma ci arriviamo. Allora, i problemi in P, allora P cos'è intanto? P è un insieme di problemi, ok? E come è definito un problema? Un problema è un qualcosa che ha un input, per ogni input è definito quale deve essere l'output, e l'output è binario, quindi la risposta è sì o no. Cioè questo è l'ambito in cui stiamo discutendo questa roba. Un problema in P, nell'insieme P, è un problema per cui esiste una soluzione, quindi un algoritmo, che ci mette tempo polinomiale a risolvere quel problema. Hence P polynomial.
E cosa vuol dire polinomiale? Polinomiale, cosa vuol dire tempo polinomiale? Vuol dire che se tu prendi il numero di byte, di word, di sti cazzi, perché tanto è sempre meno di uno grande, quindi non ci interessa la costante. Se tu prendi il numero di word, per word intendo la parola del processore, per dire, se tu prendi il numero di word dell'input, il tempo che ci mette l'algoritmo è un polinomio di quel numero. Quindi se voi avete un problema che ha input grosso n, tipo nei numeri, fate un algoritmo che ci mette n alla quarta per risolverlo, quello è un algoritmo polinomiale e quindi quel problema appartiene in P. I problemi in NP invece è quell'insieme dei problemi, è quell'insieme di problemi per cui io ti so convincere che la soluzione del problema è sì in tempo polinomiale, che è una roba un po' strana. Cioè i problemi NP sono quelli non che io so calcolare la risposta in tempo polinomiale, ma sono quei problemi in cui se io ti do un qualche, si chiama certificato in gergo tecnico, ma una qualunque sequenza di bit di dimensione polinomiale, tu puoi verificare in tempo polinomiale che la risposta è veramente sì. E quindi, adesso senza stare troppo nei dettagli, ma è abbastanza facile vedere che P è dentro NP, e invece la vera domanda è se NP è dentro P. Perché essendo che io ho tempo polinomiale per convincermi che la risposta sia sì, se il problema è risolvibile in tempo polinomiale, allora tanto vale che calcolo direttamente la soluzione e mi autoconvinco se era veramente sì la risposta. Tutto questo per dire, questo problema qua non è in P. Questa soluzione, che sembri, non è polinomiale. Perché non è polinomiale? Perché bisogna conoscere la risposta per sapere. No, non è. No. Cioè, hai indicato la variabile giusta, hai detto la risposta sbagliata. K è un numero di numeri. Cioè, K è il numero di quanti numeri sono dentro S. In S è un numero. Ma quindi vuol dire che se la mia complessità è un numero, ok, allora un numero non è un polinomio di 1. K, io ho K numeri di input, K è un polinomio di K. Perché io qua c'è una complessità che è K e K è un polinomio di K, perché K vabbè, è il polinomio lineare di K. Ma min S, che è un qualche numero, e io ce l'ho in questi numeri, ma il numero a cui stai riferendo è 1, è proprio un numero. Min S, che è un qualche numero, non è un polinomio di 1. Perché vi sto dicendo questa cosa che sembra abbastanza inutile? Perché molto spesso, la gente pensa di aver trovato soluzioni molto smart a problemi molto difficili per la programmazione dinamica, quando in realtà hanno delle complessità terribili. Perché esiste questa cosa che si chiamano le soluzioni pseudopolinomiali, tipo questa, dove la complessità non è un polinomio dell'input, ma è uno pseudopolinomio dell'input. C'è una parte polinomiale e una parte invece che non è un polinomio dell'input. Dimmi. Non capisco perché K per H è un polinomio. No, K, K. K è un polinomio di K e non min S è un polinomio di min S. Perché una cosa è quanta roba c'è in input e una roba è il numero, è l'espressione che ho scritto là. Quel K si riferisce a un insieme di K cose con l'input. Cioè se io avessi l'input di suo problema, tipo per dire appunto. Mettiamo proprio che voglio scrivere in qualche modo in binario l'input di sto problema. Come potrei fare? Che ne so, potrei scrivere prima il
quanto è grosso l'input e poi i numeri in binario, ok? Quindi sono su quattro numeri, adesso ovviamente lo scrivo in un modo che poi non è veramente parsabile dalla macchina, però che se ne frega, scriverei tipo 100, 100, 110, cos'era l'altro? 9, 1001 e 20 e 1, 0, 1, 0, 0, può essere. No, non è vero mai la vita. No, sì, 1, 2, 4, 6, 8, 16, 8, 16, 16. Ok, io scriverei una roba del genere, giusto? Bene. Qua e io do il significato, ma è solo un significato che do questo primo pezzo di bit e lo chiamo K, è solo un numero che gli ho dato, ok? E invece questa sezione qua la chiamo S, ma è solo un nome che gli assegno, ok? Però questo non è una semantica, questo numero, ok, mi rappresenta quante cose ci sono dopo, giusto? Perché questo qua è il numero di numeri che ci sono dopo. Quindi posso dire che l'input, tutto l'input, la dimensione dell'input è 1 grande di K, giusto? Beh sì, K. Giusto? Bene. Ok, quindi K, questo K è un polinomio della grandezza dell'input. Beh, è il polinomio di grado 1. Se fosse stato K quadro, era un polinomio dell'input. Perché è un polinomio che puoi fare con K. Ma min S? Perché min S in questo caso è questo. Ma min S non è un non è una qualche frazione costante dell'input, non è un polinomio della lunghezza dell'input. Cioè, in particolare, tipo, mettete che min S è 1000 miliardi, ok? Beh, anche se min S è costato 1000 miliardi, i numeri erano 4, comunque l'input è la grande di K. Indipendentemente da quanto sia grosso il numero, l'input comunque è uno grande di K, ok? E K quindi cresce solo come polinomio della dimensione dell'input, ma quel numero può crescere a piacere? Min S può crescere a piacere, e però la sua dimensione dell'input rimane sempre una porzione costante, e quindi min S non è un polinomio di non è min S non è un polinomio della grandezza dell'input. Comunque vi sto risparmiando, tipo, poi ad una certa libertà di algoritmi a ste robe qua, vi sto risparmiando il casino di pensarci quando ci arrivate, così ci pensate prima. Questa soluzione qua nasconde il fatto che questo problema qua, e in realtà questa soluzione qua dite vabbè, ok, mi credete sul fatto che questa qua non è una soluzione polinomiale, e dite che schifo, che soluzione di merda, ci sarà sicuramente una soluzione polinomiale, non si sa. Adesso non dico una parabola, cioè è proprio una roba vera per dire, credo, sono abbastanza convinto. Il problema P uguale NP è proprio vero, cioè questa affermazione P uguale NP è vera se solo se esiste una soluzione polinomiale a questo problema. Questo enorme problema che il Clay Institute vi dà $1 milione se riuscite a risolvere è equivalente, quindi se fate questo fate anche l'altro, è equivalente a trovare una soluzione polinomiale a questo problema qua. Quindi non è... questa soluzione in realtà, a meno di probabilmente piccoli miglioramenti, ma ininfluenti dal punto di vista della complessità, è la migliore soluzione che conosciamo in questo momento per questo problema, e non è polinomiale. In particolare, se io vi do 10 numeri
però uno di questi numeri è un Google, perché non sapesse 10%, se uno di questi numeri è un Google, sta computazione non termina più, perché K per 10 alla 100 non termina neanche prima della morte termica dell'universo. Invece fosse stato un algoritmo polinomiale, non sarebbe importato quanto grossi erano i numeri, se fosse stato un algoritmo polinomiale, importava solamente quanti erano. Esatto, sarebbe stato un qualche polinomio in K. Ad esempio, la soluzione perché mi sono anche informato su questo problema, su K uguale 2, cioè ad esempio c'è una formula che... Questa è un'altra, cioè, so cosa stai per dire, ma questa è un'altra roba che... No, però tipo quella è polinomiale, perché... Sì. Non ti interessa quale sia il minimo. Stai parlando di SAT, probabilmente, te? Quasi. Immagino che stia parlando di SAT. Appunto, evitiamo. No, non so cosa... No, che non voglio entrare in più parentesi di quelle che già ho aperto. E niente, e quindi sappiate che dovete stare attenti anche nelle gare, anche nei problemi, dovete stare molto attenti che a volte si trovano degli algoritmi, soprattutto in programmazione dinamica, questa cosa, che hanno delle complessità che sono dipendenti non dal numero di numeri, ma dai numeri, cioè da quanto sono grossi i numeri. E quando avete delle soluzioni che sono dipendenti da quanto sono grossi i numeri, beh, cazzo, è importante controllare quanto possono essere grossi questi numeri, perché se possono essere grossi la soluzione può essere molto lenta. Questo è se dovete ricordarvi una roba da questo spippone che ho fatto, è se nella complessità avete una roba che non dipende dalla grandezza dell'input ma dipende da quanto sono grossi i numeri nell'input, state molto attenti a pensare quanto sono grossi i numeri nell'input e non solo quanto è grosso l'input. Ok. Chiusa parentesi di P e di NP. Questo era il problema dei nuggets. Adesso bevo un istante e passiamo al prossimo problema. Sono le 15:30, non dobbiamo finire alle 17. Sì, direi che vi introduco il prossimo problema. Adesso ne facciamo uno un pochino più soft, poi chiudiamo la giornata con uno che aprirà poi il nuovo sottofilone della programmazione dinamica, il terzo modo di pensarle. Bene, allora, questo problema non ho nessuna metafora divertente da raccontarvi, quindi se volete potete trovarla voi e poi ce lo raccontiamo con la metafora divertente, però è una metafora divertente. Allora, abbiamo una griglia N'. Una griglia N'. Ci sono alcune celle di questa griglia che sono bianche e alcune celle che sono nere. Tipo, non so, diciamo che... Per dire. Tra l'altro, ovviamente, su una lavagna in ardesia c'è lo simbolo del fatto che le celle scure sono quelle che intendo bianche e le celle chiare sono quelle che intendo nere. Quelle gestate sono quelle nere. Ok, qual è il problema? Il problema è il seguente: voi partite dalla cella 00, quindi partite da qua, e in ogni momento vi potete muovere o nella cella a destra o nella cella in basso, ma solo se la cella in cui andate è bianca, e le celle nere non potete andarci.
mi trattengo da fare battute. Vi chiedo in quanti modi si può arrivare alla cella n-1, quindi questa qua. Passando per tutti i... Vi chiedo quanti percorsi distinti ci sono che vanno dalla cella 00 alla cella n-1, dove però... Senza passare sulle stesse celle. Beh, in realtà questa cosa è implicata da come potete spostarvi. Potete spostarvi solamente o a destra o in basso. Oh, okay. Quindi non c'è modo di tornare indietro. E non potete andare sulle celle nere. Quanti percorsi distinti ci sono? Cioè le nere sono quelle... Le nere sono quelle bianche, sì. Sì, sì, le nere sono quelle gessettate. Ovviamente, neanche a dirlo, sarà una programmazione dinamica. Neanche a dirlo, sarà una programmazione dinamica. Però questa volta io, anche perché andiamo già cominciando a passare un pochino, il lavoro lo farete voi. Allora, però con guida ovviamente. Quindi, qual è la prima domanda che ci dobbiamo porre? Andare a destra. No, allora facciamo una cosa in ordine comunque. Se uno vuole rispondere a mano alzata, in caso indico e risponde. Qual è la prima cosa che ci dobbiamo chiedere? Se è una strada possibile o meno. No. Posso arrivare alla cella XY? Cioè se è possibile arrivare alla cella XY? Non è ben, a parte che non è la domanda giusta, ma comunque non è ben definita questa domanda. E XY inteso come una cosa. Sì, sì, no, ho capito. Però comunque ci manca un pezzo questa domanda. Cosa vuol dire da dove? A dove? Da... Ma c'è la XY, è a mia destra o sotto di me? Boh, questa mi sembra una domanda un po' troppo facile. Però in realtà, cioè, tu hai. Allora, tu non hai risposto alla domanda, ma hai dato la risposta che è la risposta alla domanda che avevo fatto. Perché la domanda che avevo fatto era. Qual è la prima cosa che ci dobbiamo chiedere? E la risposta a questa domanda sarebbe stata: qual è la domanda a cui dobbiamo rispondere? Ok? A questo punto vi chiedo: qual è la domanda a cui dobbiamo rispondere? Spoiler, non è quella che... Cioè, apprezzo l'impegno, ma non è quella giusta. Posso arrivarci alla fine? C'è un percorso che mi parte. Posso arrivarci alla fine? Da dove, a dove, perché, come... Ma tipo l'ultima cella non deve essere bianca, non lo sapere, questo è un dato certo. Cioè nera. No. Non potrebbe. La cella è l'ultima cella. Questa qua potrebbe essere sia nera che bianca. Posso andare a destra o in basso? Eh? Posso andare a destra o in basso? Anche se sai rispondere a questa domanda, come fai a rispondere al problema? Cosa significa essere arrivati alla fine? Cioè quando è che sono sicuro di essere arrivato? Beh, sei arrivato alla fine quando ti trovi in questa cella. Ma cioè nel senso l'ultimo in basso a destra, quella più in basso a destra, questa la cella n-1 è n-1. Posso numerare il percorso? Cioè quando è che definisco che un percorso vale 1 e l'ultimo? Sono già arrivato a questa cella? Cioè nel senso sono già passato di qui? Non mi sembra una domanda utile per numerare di percorsi. Non mi sembra una domanda utile. Cioè, sì, allora, ovviamente quando mi dite le cose ci penso, perché io solo in testa la soluzione, però magari esistono altre, ci penso, però non mi pare che vada in una direzione utile. Cioè, perché che proprietà deve avere la domanda? Allora, la prima proprietà che deve avere, e questo è proprio fondamentale, se abbiamo una risposta a questa domanda, dobbiamo poter rispondere al problema, come vi ho detto prima, ok? Magari è una risposta diretta, cioè magari si applica istantaneamente, magari dobbiamo farci un po' di fronzoli, però ovviamente la prima cosa che ci dobbiamo chiedere quando cerchiamo la domanda, cioè dobbiamo assicurarci che se abbiamo la risposta a questa domanda, allora sappiamo risolvere il problema, perché sennò ovviamente non ha senso chiederci quella domanda. Questa è la prima cosa. E poi deve avere le proprietà carine, deve esserci uno stato ben definito, ci deve essere un caso base, ci deve essere un modo di applicare tutte le scelte che possiamo fare. Posso dire per ogni cella quanti percorsi possibili ci sono dalla cella d'inizio? Ok, è giusta, io l'avrei girata al contrario,
cioè in uno degli altri due modi, sì, o quanti percorsi ci sono dalla cella dell'inizio a quella o da là fino alla fine. Va bene. Preferenze. Insomma. Ok. Allora, quindi, però adesso dico la mia. Cioè, dico la. Cioè, è sempre quella, però oggi l'altra parte. Quindi, una domanda buona è la seguente: ma se io mi trovo in una cella, quindi data una cella, quanti percorsi ci sono che arrivano? Quanti percorsi distinti ci sono che arrivano alla cella N-1? Perché questa domanda è buona? Beh, prima cosa, la risposta a questa domanda per 00 è esattamente la risposta al problema. Giusto? Cioè, questa è esattamente la cosa che ci sta chiedendo il problema, però generalizzata sulla partenza. Cioè, il problema ci chiede questa domanda per 00, noi abbiamo generalizzato che invece di partire da 00 partiamo da qualche parte e ci chiediamo, partendo da questa posizione, quanti percorsi distinti ci sono per arrivare alla cella N-1 e M-1? Questa è la prima cosa. Quindi la domanda ci risponde al problema originale. In questo caso molto direttamente, la risposta sarà proprio la risposta per la cella 00. A questo punto, cosa ci dobbiamo chiedere? C'è un caso base ben definito? C'è un caso base ben definito e possiamo trovare uno stato ben definito e c'è un modo di applicare tutte quante le mosse possibili che abbiamo trovandoci in uno stato per andare in stati che hanno una complessità strettamente minore di quello attuale. Quindi partiamo con la domanda del qual è lo stato di questa domanda, qual è l'input di questa domanda? Una matrice? No. La domanda, ripeto, e ovviamente nella domanda c'è la risposta, la domanda è: se io parto da questa cella, quanti percorsi distinti ci sono che arrivano alla cella N-1 e M-1? Qual è l'input di questa domanda? La posizione della cella. La posizione della cella. L'input della domanda, d'altronde la domanda parte con: se parto da questa cella, quanti percorsi, ovviamente, quindi l'input della domanda è la cella. La cella è l'unica variabile che c'è nella domanda, perché la destinazione dei percorsi è fissata, è N-1 e M-1. E quindi abbiamo lo stato. Lo stato della nostra programmazione dinamica sarà la cella. La domanda è: se partiamo da quella cella, quanti percorsi ci sono? A questo punto, cosa ci manca? Ci manca il caso base, quindi un caso che è talmente facile che sappiamo occhi chiusi la risposta, e come fare il passo generale. Quindi, dato una cella qualunque, come facciamo a eseguire tutte le mosse disponibili per calcolare a partire dalle funzioni di complessità minore, cioè quindi con lo stato che è più piccolo, comunque più verso la fine, come facciamo a calcolare la risposta di quello stato dato degli stati più piccoli. Partiamo da il caso base. Quale sarà il caso base qua? N-1 e M-1? Perché? Qual è la risposta in quel caso? È già arrivato. Uno? Cioè, un modo? Questa è sempre semifilosofica. Cioè, un modo per arrivare... Cioè, un percorso che va dalla cella N-1 e M-1 a se stessa. Stai fermo? Ok. Non è vero? La risposta non è sempre una. Ma l'ultima cella può essere piena o è sempre vuota? No, può essere anche piena. Se è piena è zero. Quindi il caso base è... in questo caso non è super banale, cioè ovviamente è sempre banale, però non è iper banale, non è un numero. Però abbiamo anche dei casi base appunto che hanno un if. Non è detto che il caso base debba essere proprio restituisci un numero e fine. Potrebbe esserci un if, potrebbe esserci un for, potrebbe esserci della roba. C'è della roba però che è indipendente dalla ricorsione. C'è della roba che possiamo sapere a priori della ricorsione, a priori proprio prima, cioè a priori nel termine, cioè letteralmente a priori.
della ricorsione, e in questo caso semplicemente l'if ci dice guarda, se è vuota allora 1, se è piena 0. Ok, abbiamo il caso base. Come facciamo il passo generico? Quindi noi ci troviamo in una cella qualunque, ok, vogliamo contare quanti percorsi distinti ci sono da quella cella fino alla fine. Come facciamo? Intanto vedo se è pieno. Ok, perché se è piena la risposta è? Impossibile. Zero. Zero. Ok, e quindi già metà dei casi ce li siamo risolti. Se la cella è piena, la risposta è zero, perché non c'è modo che mi possa uscire da quella cella, perché la cella è piena. Bene, ora quindi possiamo assumere che la cella sia vuota. Come facciamo? Vedo se la cella a sinistra o in alto è in basso? Sì, in basso è nero, oppure cioè è vuoto oppure piena. In alto, ma no, allora intanto le mosse sono a destra o in basso? Sì, però se vado al contrario è sinistra alto, no? Perché deve andare al contrario? Siamo partiti dal caso in cui siamo alla fine. No. Cioè allora ok, dipende come. No, non dipende da un cazzo. Cioè dipende come ti poni la domanda. Per come ho posto io la domanda, il caso più semplice è il caso n-1 e n-1. Quindi se tu ti trovi da qualche parte, i casi più semplici saranno quelli a destra con il basso. Cioè, come ho detto prima, se tu sei in uno stato, tu vuoi trovare trovare tutte quante le mosse che ti portano in stati che sono più semplici di quello dove mi trovo attualmente. Io ho posto la domanda con, se mi trovo qua, quanti percorsi ci sono per arrivare in fondo? Quindi presumibilmente se io mi trovo in una cella che è più vicina all'essere in fondo, sarà uno stato più facile. Ok? Se invece avessi posto la domanda al contrario, ovvero quanti percorsi ci sono dalla cella 00 a qua, allora gli stati più semplici sarebbero stati non quello in basso con la destra, ma quello in alto con la sinistra. 00. Ovvero quelli più vicini a 00, perché il caso base il percorso sarebbe stato 00. Però io non ho posto la domanda così. Cioè, è fattibile, sono alla fine entrambe danno la stessa risposta date per gli antipodi. Però io posto la domanda come, se mi trovo qua, quanti percorsi ci sono che vanno alla fine? E quindi non sono quello sopra e quello a sinistra che mi interessano, perché sono più difficili di me in quei casi. A me interessano quelli a destra e quelli in basso, sono quelli più facili. Se mi sposto a destra, quanti percorsi possibili ci sono? Se mi sposto in basso, quanti percorsi possibili ci sono? Perfetto, io so le risposte a queste domande, perché queste sono state più facili, e quindi cosa faccio? Stai cercando al più adesso quanti percorsi ci sono disponibili al più? No, esattamente. Eh? Esattamente. Cioè, quanti ce ne sono esattamente? Allora, io abbiamo detto che se ci troviamo in una cella, ok, io tutti quanti gli stati più facili ho già la risposta, perché siamo in programmazione dinamica, gli stati più facili, e per più facili c'è una metrica molto ben definita che è in questo caso se almeno una delle coordinate minore, no, non minore, maggiore, perché siamo a contrario, se almeno una delle coordinate maggiore, quello stato è più facile, perché si trova strettamente più vicino alla fine rispetto a me, e quindi vuol dire che è più facile, quindi vuol dire che ho già la soluzione, perché siamo in programmazione dinamica. Ma allora, se io ho già la soluzione della cella destra, quindi so quanti percorsi ci sono che partono dalla cella destra di me, che vanno alla fine, e ho la soluzione per la cella sotto, quindi so quanti percorsi ci sono che partono dalla cella sotto e vanno di là, quanti saranno i percorsi che partono da me e vanno in fondo? La somma dei due. La somma dei due. Basta, cioè, no, altro così. Ok. Intanto facciamo, vediamo che funziona, giusto per darci un attimo di cosa. Allora, questa è piena e piena e vuota, quindi ce n'è uno che arriva là, che è quello che fa se stesso. Qua ce ne sarà uno, perché sotto, ovviamente qua assumiamo che tutte quante le celle che sono al di fuori della griglia sono degli zeri impliciti, cioè sono zero percorsi implicitamente, perché va bene niente, nel senso.
Ok? E ci torna, questo è uno, perché è la somma di questo e questo, ma d'altronde effettivamente c'è un percorso che ci va. Questo sarà uno, e ci torna, perché c'è solo un percorso che ci va, ed è la somma di quello a destra, questo qua non lo avevo messo, ma tutti quanti con le piene abbiamo detto che sono zero. Ok? Questo sarà zero. E ci torna, perché se sono là sono bloccato, non c'è modo che posso raggiungere. Notare che, cioè, io sto facendo appunto quello che ci siamo detti, sto facendo la somma di quello sotto e quello destro. Qua ce ne sarà uno, qua ce ne sarà uno, qua ce ne sarà zero, qua ce ne sarà uno, qua ce ne sarà uno, qua ce ne saranno due. Giustamente, io posso fare così o così. Finisco il cosino, vado a bimbaramam, questo è uno, questo è uno, questo è uno, questi sono due. Questo è 1, questi sono 3, sono 3, questi sono 2 e questi sono 5. Dimmi. Però io per sapere che nel per spiegarci in iniziando da 0 in 3 e 2, per sapere che io lì ho solo due possibili percorsi da poter prendere, devo prima prendere quello che ho a destra. Ripeto? Cioè, se lì al centro della quarta colonna lì ho due possibili percorsi, solo che il secondo non so, cioè se sono lì non so già che non posso prenderlo. Certo. A priori. Certo. Come? No, cioè, che... nel senso, poi, cioè, se tu poi lo calcoli con la solita formula di corsiva che abbiamo fatto, cosa succederà? Tu vuoi calcolare f di 0, 0, giusto? Sì. Ok, perché è la domanda, la risposta iniziale. Cosa sarà uguale a f di 0, 0? Sarà uguale a f di 0, 1 più f di 1, 0. A priori non sai quanto valgono, ricorri? Poi calcolerai f di 0, 1. F di 0, 1 sarà uguale a f di... f di 0,2 più f di 1,1, dove la risposta è la somma delle due celle a destra e in basso se la cella è vuota, se è piena la risposta è 0. E il caso base è che f di n-1 è uguale a, in realtà anche qua dipende se è piena o vuota, però diciamo vabbè, qua uso una funzione indicatrice, cella vuota, stava proprio a dire che è 1 se la cella è vuota, 0 altrimenti, dove il caso base è quello. E quindi se tu sei qua, certo, a priori non lo sai, cioè io quello ho fatto solamente dal punto di vista grafico, ho fatto, come si dire, l'ho fatto al contrario, semplicemente perché è il modo che mi è più comodo di scrivere le cose. Ma poi quando tu lo calcoli veramente, quando tu fai il programma che lo calcola, quello che succederà è che quando arrivi qua, lui semplicemente ricorre di qua e ricorre di qua, e poi quando queste due ricorsioni avranno finito avrai la risposta a quel punto, perché avrai esplorato la roba che dovrai esplorare per calcolare la risposta. Non ti vedo convintissimo. No, sto pensando a un modo per implementarlo. Per? Implementarlo. Allora, poi, allora, in realtà, il venerdì facciamo implementazione, cioè venerdì ripassiamo su questi problemi o magari su altri, come per esempio i DP, DP Dynamic Programming, Programmazione Dinamica, e io ve li implemento davanti, cioè vi faccio vedere il codice per scrivere queste cose. Però fondamentalmente... sperando che, io sconfido che voi a programmazione abbiate visto la ricorsione, sconfido. Ditemi un sì convinto. Sì. Ok. Abbiamo fatto il ricorsivo, ma grazie. Ok. Questa roba è proprio quella che si implementa in modo ricorsivo, cioè tu hai la funzione che richiama se stessa con parametri diversi e quando queste chiamate finiscono, restituiscono la risposta. Ci sono queste due risposte, si trovano 0 e 1, a quel punto è banale fare la somma. Perché quando quelle ricorsioni avranno finito,
vuol dire che tutto quello che andava esplorato per calcolare quella risposta è stato esplorato. Ok, comunque sì, direi che funziona abbastanza bene lo schema che avevo in mente, perché oggi appunto facciamo questo, facciamo un altro, e poi cominciamo da venerdì a vedere di cercare di farli questi problemi. Cioè, infatti, tra l'altro è importante, venerdì saremo in alfa, e in alfa credo ci siano dei computer, che non avete detto voi. Venerdì serve il computer, però se non siamo in alfa, se non vi portate il vostro dovrebbe esserci quello del laboratorio, però potete portarvi il vostro e ci mettiamo invece a scrivere effettivamente gli esercizi. Dai, facciamo il quarto di pausa adesso, e quando poi torniamo calcoliamo le complessità spaziali e temporali di sta roba. Ci vediamo tra un quarto d'ora. Bene, allora, continuiamo con il problema. Avete trovato la metafora? No. No, scarsi. Vabbè, troverete. Allora, bene, abbiamo una soluzione in programmazione dinamica a questo problema qua. Solite domande? Qual è la complessità temporale? E quant'è la complessità spaziale? Come facciamo a calcolare la complessità temporale? Numero di stati. Ok, numero di stati per qualcosa. Quant'è il numero di stati? N per M. N per M? E direi che ci siamo, cioè il numero di stati sono le possibili risposte che posso dare alla domanda, che sono il numero di celle, sono esattamente il numero di celle. A questo punto ci chiediamo quant'è la complessità di transizione. Quant'è la complessità di transizione? O di 1. Perché? È una somma. È una somma fra? Due valori che conosciamo già. Oppure o è zero, che è una costante, quindi un if con una somma è tutto costante, e quindi la complessità temporale è esattamente o grado di n per m. Quindi riusciamo a fare questa cosa in un tempo proporzionale al numero di celle. Quant'è la complessità in memoria? Quanta memoria utilizziamo? Numero di stati, ce l'abbiamo. Quanta memoria utilizziamo per salvarci uno stato? Un intero. Allora, uguale, anche la complessità in memoria è o grande di n per n. Quindi qua abbiamo anche il bound abbastanza tight, uguale al... Poi dipende, devo dire, quanto è buona questa complessità. In realtà, da un punto di vista strettamente della complessità, dipende da come viene dato l'input. Se tipo l'input ti dà proprio la tabella ASCII di come è fatta la griglia, allora questa qua è la complessità ottima. Se fosse in altro modo, forse no. Forse niente. No, perché stavo per rilevare le informazioni sotto NDA, quindi dimmi. Ma se nell'ultimo, cioè ci fosse un bordo di celle nere nell'ultimo. No, proprio dall'altro lato. Cioè, ci fosse. No, nella cella, aspetta, N-2 è. N-2 è questa, la riga M-2. Ah, M-2 è questa? Sì, forse tutta la riga nera. E lì non c'è un caso possibile, la risposta è zero. Ma la cella. Se c'hai. C'è una roba del genere. Questo equivalente, senza niente. Questo sarà uno.
questo sarà 0, questo sarà 0, questo sarà 0, questo sarà 1, questo sarà 1, questo sarà 0, questo sarà 0, questo sarà 0. Perché queste sono 0 a priori, quelle sono piene, e quindi queste quando fai la somma fa 0. Ok, ci sono altre domande su questo? Bene, e passiamo allora all'ultimo, credo, problema di oggi, dove esploriamo la terza e ultima interpretazione che io, perché devo dire una roba, questo corso, io vi racconto le cose come le interpreto io, come io durante la mia carriera di computer programming mi sono messo a interpretare il significato delle cose. Ciò non è detto che non ne possano esistere altri, ciò non è detto che sia come lo interpretano magari i testi, ok? Queste sono le mie interpretazioni che io cerco di dare per riuscire a mettermi nel framework per trovare la soluzione al problema. Non sono gli unici modi, cioè per la programmazione dinamica sto parlando, non sono gli unici modi, ma ve ne do i tre che io ho trovato con l'esperienza che vi possono essere utili, ma magari volete esplorare e trovare i vostri. Vi ho dato il modo di pensarlo puramente a ricorsione, quindi col caso base e il caso generico, vi ho dato come avanzamento di stato dove faccio tutte le scelte possibili e cerco di andare in uno stato di complessità minore. Adesso vediamo l'ultima interpretazione, che è quella invece come gioco. Ok, allora abbiamo un gioco su un vettore. Sono 8, vero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abbiamo già avuto un vettore. Viene dato un vettore di interi non negativi, anche positivi, non cambierebbe niente, però non negativi, quindi numeri naturali. Quindi ne so, 3, 5, 11, 1, 3, 1, 2, 4. Andiamo. Ok? E ci sono due persone che giocano a un gioco su questo vettore. Le chiameremo Anna e Barbara. Albi, Anna e Barbara. Chiamate anche in inglese come si chiamano? Come Alice e Bob. Alice e Bob, è vero, Alice e Bob, giusto? Ok, e ci abbiamo quindi Anna e Barbara che giocano. Cosa fanno? A turno, prima Anna e poi Barbara, a turno, una alla volta, sceglie un numero agli estremi del vettore, quindi o 3 o 4 per dire all'inizio, e se lo prende e lo stacca dal vettore. Dopodiché tocca a Barbara e sul nuovo vettore, quindi quello senza l'elemento che ha staccato Anna, fa la stessa cosa, sceglie un elemento, lo stacca e se lo prende. E va avanti così finché non finisce il vettore. Alla fine vince chi ha la somma più alta. Ok? Bene. Assumendo che entrambe giochino ottimalmente, qual è il punteggio più alto che Anna può ottenere? Ok. E qua parte la terza interpretazione della programmazione dinamica, che può essere vista anche come gioco potenzialmente a più giocatori. In questo caso spoiler lo sarà. È un bel grattacapo, perché la prima cosa che io mi sono chiesto all'epoca, appena ho sentito, perché ci sono tanti problemi dove ti dicono assumi che le persone giochino ottimalmente, qual è il risultato della partita, per dire. Cosa vuol dire giocare ottimalmente? Fare la mossa migliore sempre. Cosa vuol dire fare la mossa migliore sempre? Prendere il numero più alto. Prendere il numero più alto. Disponibile. No, questo è falso. Non più complessivamente la somma, cioè, sia più alta nel complesso, però conoscendo anche tutte le possibilità.
Questo è vero, il fatto è che però questo è ben definito solamente se c'è solo un giocatore, ma qua c'è almeno due. Perché se tu dici è il modo in cui Anna fa più punti possibili, però non stai considerando Barbara cosa fa. Pensare anche a quello che può prendere lei una volta che io ho preso, tipo se io prendo il 5, so che quello dopo può prendere l'11. E magari evito di prendere il 5 per evitare che lei possa prendere l'11. Boh, c'è una possibile strategia. In realtà quello che vuol dire giocare ottimalmente, anche se questo un po' spoilera poi cosa dovremmo fare per calcolare una soluzione, come è definito formalmente? È definito, immaginate l'albero di tutte le possibili partite, immaginate tutte le possibili partite che possono succedere, che non sono tantissime in questo caso perché sono 8 numeri. Bene, ogni volta che gioca Anna, ok, Anna può vedere nel futuro tutte le possibili mosse che sceglierà Barbara. Quello che fa è che, indipendentemente da quello che sceglie Barbara, ok, vuole che nel caso peggiore, quindi se Barbara fa le mosse, possa fare una qualunque mossa, il minimo che riesce a ottenere lei sia il massimo possibile. Quindi immaginate che Anna vede nel futuro e vede tutte le possibili partite, ok? Vede tutti i possibili finali. E dice, cavolo, ci sono delle partite dove vado meglio, delle partite dove vado peggio, ok? Io quello che voglio fare, il mio giocare ultimamente, vuol dire che indipendentemente da quello che poi farà Barbara, ok? Io voglio massimizzare il punteggio minimo che potrei ottenere in questa situazione. Questo vuol dire giocare ottimamente. Quindi non per forza vincere. Eh? Non per forza vincere. No. Non per forza vincere, non è detto che posso vincere. Non è assolutamente tipo dico una roba banale, ma se la partita è tipo questa, cioè se la cosa è tipo questa, Anna, indipendentemente da quello che fa, ha perso. Sì, sì. Oddio, cioè, indipendentemente da quello che fa, assumendo che Barbara gioca ultimamente. Perché Barbara, semplicemente, tu devi prendere un 1, Barbara prende il 100, ha vinto. Se Barbara è stupida e prende l'1, va bene. Barbara si chiama pure. E... tanto un saluto a Barbara, che è la mia parentiera. Ciao Barbara, che non vedrai questo video, però. E quindi non sempre è detto che il primo giocatore, in generale, non è detto che il primo giocatore che giochi ultimamente vinca. Ci sono dei giochi che adesso ovviamente non mi viene in mente neanche uno, perché tipo a Dama vince il primo, a Forza 4 vince il primo, non mi viene neanche uno adesso dove vince il secondo, ma ci sono dei giochi dove vince il secondo se si gioca ultimamente. E... eh? Scacchi sono. Scacchi non lo sappiamo, scacchi. I maestri dicono che va fatta. Boh, cioè. Per carità, però. Ma si c'è anche toccarsi. Ma ipotizzando che Alice, chi era? La chiama come vuoi. Cioè, può vedere il futuro, ogni mossa che fa Barbara dopo si crea un altro, cioè tipo un altro sotto altro. Certo. Quindi deve scendere sempre il massimo. Cioè il fatto che entrambe giocano per cercare di massimizzare il punteggio che fanno. C'è bisogno di e la domanda quindi sorge spontanea. Come lo affrontiamo questo problema? Cioè, idealmente, tipo, una roba che vogliamo sapere, appunto, è il modo equivalente con quanti... queste tre domande sono equivalenti, ci pensiamo un attimo. Con quanti punti... non vince, pardon. Con quanti punti finisce Anna... non so neanche io come l'avevi chiamata. Anna, se gioca ottimalmente, qual è il punteggio finale se entrambi giocano ottimalmente, o anche equivalentemente, qual è la differenza di punteggio alla fine se giocano ottimalmente? Tutte queste domande sono equivalenti. Lo vedete, vero, che sono equivalenti? Sì. Ok.
e vogliamo cercare di rispondere a questa domanda. Come facciamo? Potremmo dividerlo in 8 case basi in cui ogni cellula, cioè ogni casella è la casella finale e quindi diventa un case base di quella possibilità. A parte, allora, presupposto che no, ma io ti consiglio vivamente di cercare di seguire la strada che vi ho preimpostato. Qual è la prima cosa che ci dobbiamo chiedere? Qual è una domanda sensata da chiedersi in questo problema? Non è, cioè me ne rendo conto che non è banale perché questo problema ce l'ho avuto io in gara il secondo anno che partecipavo e non sono riuscito a risolverlo in gara. A quale competizione? Eh? In quale competizione? Alle Olimpiadi di informatica. Ok. Io all'anno competevo da era il primo anno. Il primo anno che competevo non sono riuscito a risolvere questo problema. E quindi mi rendo conto, cioè per me adesso ovviamente una banalità, ma vabbè, ho 8 anni di esperienza sul gruppone. No, di più. Vabbè, perché? E no, che 8 ce ne ho, che 8 ce ne ho tipo 11-12 anni di esperienza ormai. E però mi rendo conto. E quindi in realtà appunto sto cercando di guidarvi, di darvi le indicazioni giuste per arrivarci autonomamente. La prima cosa, pensateci un attimo, qual è una domanda che potrebbe servire a chi inizia per primo? Cioè se inizia prima mi ricordo di no. Chiama come vuoi, perché inizia con IG. Cioè se inizia prima uno i risultati dell'altro sono diversi. Beh, ma iniziamo. Cioè il problema è definito che iniziamo. Ah, ok. Non può chiedersi quale dei due numeri ha l'estremità maggiore. Te lo puoi chiedere, ma non vedo. Cioè, non vedo. Perché qual è la prima proprietà che deve avere la domanda che ti poni? Da dove inizia? No? Qual è la prima proprietà che vi ho detto, la più importante che deve avere la domanda che vi ponete per cercare di risolvere il problema? Io. Te. Quanto riesco a fare al massimo se scelgo questo? Poco ben definita, cioè sei sulla strada giusta, ma non è una buona domanda. Cioè, scelgo questo in che condizioni? Scelgo questo. Cioè, se io ho forza di riformulo, al minimo quanto riesco a fare se prendo questa strada? E poi? Una delle due. E qual è lo stato? E beh, grazie, cioè nel senso. Comunque la proprietà è che la domanda che trovate deve potervi essere utile per risolvere il problema originale, perché sennò è una domanda del cazzo. Ah, ok. Questa è la cosa che sto cercando di tirare fuori. Dovete trovare una domanda. La prima cosa, ancora prima che rispetti le altre proprietà che deve avere, ovvero che sia ci sia uno stato, sia che ci siano delle scelte che si possono fare, quando fai la scelta, va bene, la mumma. Ma la cosa più importante è che la domanda deve essere in grado di rispondere al problema, perché se è una domanda inutile. Qual è la cella che se prendo vinco? In che condizioni? Cioè, il numero massimo che tipo nella race, cioè arrivo quel numero lì. Cioè il fatto che la domanda però deve essere anche completa. Cioè, se io adesso ti dico, guarda, sto pensando a qualcosa di stupido, ma non riesco in questo momento. Se adesso passa un cane e si mangia il numero 1, chi è che perde? Cioè è una domanda, ma non c'è un modo di calcolare risposta, nel senso. Perché magari c'è un modo, cioè magari se. Cioè quello che sto cercando di dire, l'ho detto molto male, quello che sto cercando di dire è che la domanda deve essere completa, deve avere tutti i dettagli che servono per poter rispondere.
la cosa che vi critico, la cosa che vi sto criticando è che le vostre domande, pensate alle domande che abbiamo fatto prima. La domanda che ho fatto prima per il problema di prima era: se parto da questa cella fissato, ovviamente c'è sempre il fissato del problema originale, cioè fissato la griglia originale ovviamente, ma se parto da questa cella quanti percorsi ci sono che arrivano alla fine? E in questo modo, cioè il fatto che se parto da questa cella e l'implicito del fissato il campo da gioco sono gli elementi che mi saranno portati a dare una risposta completa, cioè mi descrivono interamente a cosa sto cercando di rispondere. Prima, se prendo questo numero, quant'è il minimo che posso fare? A parte perché vorresti sapere il punteggio minimo, ma il punteggio massimo non mi piace. Ok, e però io ti dico bene, cioè ok, come usi questa cosa per rispondere al problema originale? Faccio il contrario, cioè tipo come usi, cioè immagina di avere, tu mi hai detto, se prendo questa, se, cioè in realtà ok, la puoi usare per rispondere al problema originale, ma come poi, come trovi uno stato che puoi far avanzare? Perché bene, hai preso il cosmo, poi cioè non c'è il modo di calcolarla. Vai, se io prendo una cella, poi il B che scelta potrà avere tra... Ma se prendo una cella il B sai già che scelta, se prendo questa il B ci avrà queste due, e appunto così fino a che non... E come usi questa cosa per risolvere il problema? Facendo la somma di tutte le celle che prendo. E no, scusa, la risposta alla domanda è un insieme di celle, non è un numero. Cioè tu, la domanda che mi hai fatto, la domanda che mi hai posto è: se prendo questa cella, quali sono le scelte che può fare B? E però la risposta a questa domanda pare che è banale, ma poi è un insieme di celle, non è un numero. Cioè non vedo il calcolo per poi, perché noi dobbiamo arrivare a un numero, cioè se voglio calcolare il equivalentemente quanto... Qual è il punteggio di Anna, se no, finalmente è un numero da ottenere, un numero alla fine. Fissato il mio punteggio. Ok. Com'è che varia se prendo una cella al posto di un'altra? Qual è la risposta a questa domanda? Tra l'altro, allora, non è la direzione giusta, cioè, però non è la direzione che ci contesta io. Però è interessante, il fissato del punteggio, molto interessante. Però non credo che ci cavi un rango dal buco. Se prendo una cella, quanti punti rimangono sul tavolo? È la somma del tutto il resto, no? Cioè, è una domanda banale, se prendo il 4, quanti punti rimangono sul tavolo la somma degli altri? Cioè, domanda banale nel senso, domanda che so rispondere anche senza usare la programmazione dinamica, cioè non... È... Oh, vai. Data la configurazione del vettore, qual è il punteggio massimo che posso ottenere? No, ci sei vicino, però data la configurazione del vettore non vuol dire un cazzo. Dati quei numeri, dato il mio vettore. Dato, ti do una seconda chance, ripeti. Dati quei numeri, che è un vettore di numeri. Ok. Qual è il punteggio massimo che posso ottenere? Va bene, questa è la domanda, esattamente la domanda originale. Però mi sta bene, però ti svelo subito un enorme problema. Qual è il numero di stati possibili? È infinito. Perché tu mi dici, dati questi numeri... No, perché ma se io ho il problema, posso solo diminuire i numeri. Ok, però devi dirmelo meglio.
Cioè, perché stai andando nella direzione giusta, ma devi dirmelo meglio. Non puoi essere dato questi numeri, perché tu mi ci hai dati questi numeri. E fissiamo, ok, ci sta. Fissiamo che al massimo sono n. Però comunque sono 2 alla n gli stati. E sono un po' troppi. Però stiamo andando, ci stiamo avvicinando, ci stiamo avvicinando. E ci manca comunque un pezzettino oltre a quello, perché in realtà tipo c'è un po' da migliorare quella roba là, però ci arrivi, ci si arriva, ma poi comunque per risolvere il problema ci manca un pezzettino, cioè c'è un altro pezzo che senza di quello non riesci a trovare l'insieme delle mosse, senza di quello non è ben definito quello l'insieme delle mosse, però ci stiamo avvicinando. L'idea qual è, quindi, che siamo arrivati finora? Cerchiamo di tenere più o meno la domanda originale. E chi vince, cioè tipo quanti punti fa, e mi dice: beh, se io ho l'insieme dei numeri, ok, è una roba, è uno stato che posso diminuire, perché quando idealmente quando uno farà una mossa, questo insieme diminuisce, ok? E quindi abbiamo questa idea dello stato che diminuisce. Qual è il problema? Che in questo momento, come me l'ha detta lui, i possibili stati sono 2 alla n e sono tantissimi. Non c'è un modo per cercare di buttarceli dentro meno stati? Questa stessa domanda. Guardare solo i due che puoi scegliere. E beh, quello lo guardi comunque solo devo scegliere. Cioè, quello su cui sto cercando di spingere è che se cioè, perché questa domanda, ripeto, c'è anche un altro problema, ma ce l'abbiamo dopo. Ma il problema qua è che lo stato implicato da questa domanda è troppo grosso. L'insieme dei numeri possibili, cioè l'insieme dei numeri che sto considerando, è un insieme troppo grosso, perché è 2 alla n. Riusciamo a migliorare, riusciamo a trovare uno stato, ovviamente riformulando lievemente la domanda, implicato che sia più piccolo, che sia polinomiale, perché c'è questo problema, si risolve in tempo polinomiale, quindi sicuro c'è. Non dobbiamo andare all'esponente. Vedo una mano. Partendo solo da destra, solo da sinistra, riduciamo, se siamo a destra, cioè, possiamo prendere solo da destra. L'idea è buona, la risposta è sbagliata. Tu mi hai detto, allora, la prima parte è stupenda. Qual è l'osservazione? L'osservazione è che, cavolo, però per le regole del gioco noi non possiamo prendere un elemento in mezzo. Noi possiamo sempre prendere solo o da sinistra o da destra. Ma allora il nostro stato non potrà mai essere tipo, che non so, questo pezzo più questo pezzo. Sembrano essere meno di tutti i possibili sottoinsiemi gli stati possibili, ma quindi e poi la seconda parte mi dice, quindi sono n, ma come? Cioè, mi devi dire come, però, a parte che non puoi n, ma mi devi dire come, cioè come facciamo a rappresentare questo stato? Cioè, sarebbe creare un secondo vettore con solo due entrate che sono gli estremi, cioè analizzare solo un vettore da due elementi, 3 e 4 in questo caso sono gli estremi, ogni uno con un numero. No, cioè, perché il fatto è che se lo stato è quello, poi c'è un penalizzato sotto, cioè ti mancano gli altri numeri, nel senso hai gli estremi, ma come fai poi a, non so se mi spiego, anziché lo stato è tutto l'array, lo stato può essere due puntatori IJ a sinistra e a destra. Oh, ok. Qual è l'implicazione della cosa che hai detto lui prima? Che gli unici stati possibili, gli unici stati, proprio stati intendo quello che puoi vedere sulla board di gioco mentre si svolge la partita, possono essere solamente sotto array contigui. Quindi, se io mi tengo l'indice dell'inizio e l'indice della fine,
Questo mi riesce sempre a descrivere uno stato del gioco. Se io mi tengo solamente, io non mi devo tenere, cioè posso avere questo come dato globale, e lo stato attuale di quello che vedo può essere solamente tipo, che ne so, guarda la partita arrivata, che adesso l'elemento più a sinistra che c'è giù nella cosa di gioco è questo, e quello più a destra è questo. E questo, questa cosa me la posso salvare con due numeri. Ma quindi quanti sono gli stati? Due. No? N per due. Se io ho due variabili, se ho due numeri che possono andare da 0 a n, quanto saranno il numero di stati? O grande nel quadro? Se ho due numeri che possono, cioè non possono andare sopra liberamente, perché ovviamente non posso avere quello a destra è più piccolo di quello a sinistra, perché non ha senso. Ma comunque, se io ho due elementi che possono avere da 0 a n, con i costanti, per carità, la seconda deve essere maggiore del primo, ma ignoratelo, perché tanto comunque non grande, poi non cambia niente, essendo che due variabili possono avere da 0 a n, questa roba è grande n quadro, ce ne sono o grandi n quadro possibilità, perché ho due numeri che possono essere indipendentemente l'uno dall'altro da 0 a n, e quindi n per n, n quadro. Ok, quindi cerchiamo di raffinare la domanda. La domanda raffinata è: dato questo sottoarray, qual è il punteggio massimo ottenibile? Questa è la domanda raffinata, giusto? Ok, ci manca un pezzettino. E ve lo dico perché è un po' subdolo. Manca il pezzettino che non sappiamo chi deve giocare. Cioè, noi vediamo che mettiamo proprio nel senso di osservatore di questa partita, ok? Non sappiamo cosa è successo prima e vediamo che sul tavolo c'è questo sotterray, c'è sta roba qua. Non abbiamo tutte le informazioni per calcolare sta roba perché non sappiamo chi deve giocare. Come facciamo a saperlo? Se la differenza è pari... Il vettore può essere sia pari che dispari all'inizio. Ah, ok, allora. Sì, perché comunque è buona osservazione. Se fosse stato... Se avessimo l'assunzione che il vettore è pari all'inizio, allora sì, lo sappiamo ovviamente. Perché possiamo contare quanti elementi ci sono. Se sono pari tocca al giocatore 1, se sono dispari tocca al giocatore 2. Però non lo sappiamo. E quindi lo stato in realtà sono due numeri e un bit. L'indice di partenza dell'elemento più a sinistra disponibile, l'indice di arrivo dell'elemento più a destra disponibile e un bit che ci dice se tocca il giocatore 1 o il giocatore 2. E qual è la domanda? Se su questo sottoarray tocca al giocatore del bit a giocare, qual è il punteggio massimo che può ottenere? Questa è la domanda e vediamo che ha tutte le proprietà. Proprietà 1 risolve il problema originale? Sì, perché se gli diamo 0 n-1 e i bit lo mettiamo a 0 per indicare il giocatore A, quella è esattamente la risposta al problema. Quindi risolve il problema originale. Ha uno stato ben definito? Sì, due interi e un bit. Quindi è uno stato grosso o grande di n quadro, perché o grande di n quadro per un bit fa quello grande di n quadro, perché è un bit, c'è una possibilità. Altra proprietà, questo stato quando facciamo delle scelte, e poi adesso vediamo quali sono le scelte, riduce la complessità dello stato? Sì, perché in ogni momento, in ogni stato, quali sono le scelte possibili? Beh, o il giocatore, chiamiamolo B, questo bit, o il giocatore B prende l'elemento, chiamiamoli I e J, i due puntatori, o il giocatore B prende l'elemento I, o il giocatore B prende l'elemento J, non c'è un'altra possibilità. E in entrambi i casi, in questo caso la misura della complessità dello stato è data da cosa? Beh, è data da J-I, da quanti elementi ci sono rimasti. Ma in entrambi i casi la grandezza dello stato è scesa di 1. Questo vuol dire che ogni mossa scende di 1 e quindi in particolare ad una certa ora arrivare che la grandezza dello stato sarà 0. C'è un caso base? Cazzo se c'è un caso base!
se I è uguale a J, la risposta è 0, perché non ci sono più 0, perché non c'è più niente. Se non c'è niente, il punteggio massimo che il giocatore a cui tocca può fare, indipendentemente dal giocatore che sia, è 0. Ok, quindi questo è come infiliamo la DP per risolvere un problema di un gioco di questo tipo. Ovviamente questo è l'inizio, cioè adesso dobbiamo vedere come lo facciamo veramente. Cerco di farlo in 20 minuti, ci provo. E vi consiglio, perché oggi siamo entrati un pochino più nel vivo, cioè oggi avevo fatto una bella carrellata di problemi di DP anche non banalissimi, cioè qua siamo a livello esame, qua vi dico che siamo a livello esame. Pensateci bene a queste cose, poi comunque dato venerdì facciamo esercitazione su sta roba, quindi ci sarà altro tempo per inglobare i concetti. Però appunto vedete che la parte difficile, la parte veramente difficile è trovare la domanda. Trovare la domanda è la cosa fondamentale, perché la domanda deve avere queste proprietà, e in realtà una volta che hai trovato la domanda, fondamentalmente scrivere il codice con una banalità. Quasi, dipende, perché adesso vediamo che anche adesso che abbiamo trovato la domanda, la funzione di transizione sarà un po' non banale, dimmi. Puoi ripetere la domanda? La domanda è, allora, input della domanda, due numeri e un bit, I, J, B, ok? Se io ho, la domanda è, se io ho il sotterray che va da I a J e tocca al giocatore B giocare, qual è il punteggio massimo che può ottenere? Questa è la domanda. Tenendo conto solo della posizione IJ, cioè del... Se io ho il sotterray che va da I a J. Sì, nel senso io so I e J, ma non so quale dopo I o prima di J. Lo sai? Come dicevo prima, cioè se io scelgo qui 5, non so se dopo lui può scegliere 11. Cioè, tu sai che il gioco è arrivato in uno stato dove è rimasto sul tavolo da IAJ. Ok, io ad esempio scelgo 5. Mm-hmm. Dopo il mio avversario può scegliere 11. Certo. Però questo... Perché poi il tuo avversario, quando farai la ricorsione, probabilmente chiamerai la funzione con I più 1 J, se hai scelto I. Sì, però io non so quello che lui vedrà dopo in questo modo. In che senso? Cioè, io non so che lui può scegliere 11 dopo. Certo, non lo sai. Certo, non lo sai. Quindi non è proprio un modo ottimale. La programmazione dinamica, come ho detto, una delle cose che ho detto oggi, è l'arte di calcolare la risposta ottimale non sapendo cosa fare e provandole tutte in modo intelligente. Ok, quindi io posso provarlo più volte. Cioè, il fatto è che tendenzialmente, se ci pensate bene, poi lo vedremo forse meglio venerdì, anche il problema di prima, quando poi voi fate partire la computazione, quando fate partire il programma, se voi analizzate quello che fa il programma, quello che sta facendo, che le sta provando tutte, il fatto che le sta provando tutte in modo intelligente, cosa intendo in modo intelligente? Che se è già passato in un certo stato, sa già la risposta di quello stato e quindi non deve ricalcolarsela. Ma in realtà, a parte questo trick che diminuisce la complessità, il programma le sta provando tutte. E anche qua, tu dici, certo, che ne sai se sceglie 3, se scegli 5, se poi l'altro sceglierà 11, 13, non lo so, certo, non lo so. Ma il fatto è che tu in questa posizione puoi scegliere o 5 o 3 e poi provi tutto, poi provi a vedere qualunque cosa che l'avversario possa fare, e essendo che provi tutto, per forza di cose tra quel tutto che hai provato ci sarà anche quello che ti dà la tua soluzione. E il fatto che se provassi tutto in modo stupido, cioè se facessi una ricorsione che calcola la cosa giusta, che comunque non è banale la cosa giusta, ma se fai una ricorsione stupida e calcola la cosa giusta e provi tutte le mosse possibili, trovi la strategia ottima, ma il tuo programma ci mette tempo esponenziale a trovarla. E quindi per giochi anche solo con 20 celle, no 20 celle ancora no, però tipo con 40 celle non lo calcoli. Se fai questa cosa invece in programmazione dinamica, concettualmente lui comunque le sta provando tutte,
Perché sì, no, non c'è una strategia, poi vedremo cos'è sta roba, non c'è una strategia greedy, non c'è una strategia che a priori sai qual è la risposta ottima. È proprio questo che serve alla programmazione dinamica. Serve a trovare la risposta ottima nelle situazioni in cui non è ovvio qual è la risposta ottima, perché potrebbe succedere qualunque cosa poi dopo. Il fatto che tu, sapendo che il tuo programma esplicitamente sta provando tutto, allora vuol dire che la risposta locale che hai trovato è ottima, perché sotto hai trovato tutto quello che poteva succedere. Spero di aver risposto più o meno a... hai ritirato la domanda. Ok, detto ciò, comunque, e cerco di... andrò un po' veloce perché sennò perché voglio finirlo comunque. Dobbiamo quantomeno complessità chi se ne frega per ora, dobbiamo quantomeno però capire qual è il caso base, qual è il caso generale, come facciamo a calcolare effettivamente questa roba. Abbiamo trovato qual è la domanda a cui vogliamo rispondere, abbiamo trovato lo stato di questa domanda, vogliamo capire come calcolarla. Il caso base è as usual banale: se io ho la J indipendentemente da B, quindi se il vettore è vuoto, se non abbiamo più... dimmi. Se io quella J significa che c'è solo una cella. Io intendo tutte le cose che farò in questo corso, ma come nella vita, incluso e escluso. Ok. Quindi IJ è vuoto. Ok. Okay. Quindi, se io quella J, quindi vettore vuoto, indipendentemente da a chi tocca giocare, beh, il punteggio massimo può fare 0. Sì. Giusto? Bene. Ma adesso, allora, abbiamo il caso generale. E il caso generale qua non è banalissimo. Perché siamo in una situazione qualunque, anche questa, va bene questa. E siamo il giocatore B, 0, 1, chi se ne frega. Mettiamo che siamo lo 0. Dobbiamo scegliere se prendere il 5 o se prendere il 3. Quale prendiamo? B? Non lo so. Perché poi, come diceva giustamente, il mio avversario chissà cosa fa. Però cosa posso dire? Beh, allora sicuramente l'insieme totale delle mosse che posso fare è o prendo il 5 o prendo il 3. Non ci sono altre alternative. Che poi in realtà sto dicendo stronzata perché io ho detto che questo è escluso, quindi è 5 o 1. Perdona. Quindi o prendo il 5 o prendo l'1. Non ci sono alternative. Bene, allora mi chiedo, ma cosa succede se prendo il 5? E ma cosa succede se prendo l'1? Io ho detto, quindi abbiamo questa nostra funzione f di i j b. Ok? I indice di partenza, j indice della fine esclusa, b 0 1 in base al giocatore. Ok? Cosa succede se prendo I? Beh, se prendo I, siamo in programmazione dinamica, io ho tutte le risposte per i problemi più facili. E in questo caso un vettore più piccolo è un problema più facile. Ma quindi se io prendo I, quindi se io prendo I, io so che il mio avversario quanti punti farà? Io lo so quanti punti farà. Farà esattamente F di I più 1 J 1 meno B punti, perché io ce l'ho le risposte dei problemi più piccoli. Quindi se io faccio questa mossa, io so già il mio avversario quanti punti farà. Farà esattamente questo numero di punti, giusto? Perché lo so. Ma quanti punti fa invece se prendo l'elemento J meno 1? Beh, anche questo lo so. Se io prendo l'elemento J-1, io so che il mio avversario farà esattamente I J-1 1 meno più punti, perché siamo in programmazione dinamica e io so le risposte dei problemi più piccoli. Ma a questo punto allora che mossa faccio? Io non ho capito una cosa. Dimmi. Non ho capito perché diciamo se prendendo I il mio avversario più forte di quello farà I più 1, cioè
facciamo un esempio dal 5 all'1. Se io, se io prendo il 5, il mio avversario gioca su questa sezione. Okay. E F, come l'abbiamo definita, F è il punteggio massimo che il giocatore B può fare con i sotterrei da I incluso a J escluso. Cioè, quindi è la somma di quelli del sotterrei? No, non è la somma. E cos'è che rimane? La, è tipo la cella massima che... No, non è la cella massima. F, F è la risposta alla seguente domanda. Qual è il punteggio massimo che può fare il giocatore B sul sotterrei che va da I incluso a J escluso? Ah, ok, quindi io dico... questo è il cioè, questa è proprio la definizione di F. Ah, ok. Quindi... questa è la definizione di F. Quindi, by definition, se io prendo I, se io prendo la cella I, se io prendo il 5, il mio avversario, by definition, farà un numero di punti che è la definizione. Okay. Cioè, perché il mio avversario è il giocatore numero P, giusto? Io sono il giocatore B, il mio avversario è il numero P. E dove gioca il mio avversario? Beh, cazzo, gioca sul array elevato al primo elemento. Ma qual è l'array elevato al primo elemento? Quello che va da I più 1 incluso a J escluso. E se F risponde alla domanda qual è il punteggio ottimo che può fare il giocatore B nell'array da I incluso a J escluso, beh cazzo, questo è il punteggio che può fare il giocatore, il mio avversario, dato che io ho fatto la mossa I. Moreover, se io invece faccio la mossa J-1, cioè se io prendo l'1, quale sarà il punteggio che fa il mio avversario? Stesso identico discorso, solo che invece di levare il primo elemento, levo l'ultimo. Ma a questo punto, se io so quanto fa il mio avversario per tutte le mosse che posso fare io, quale mossa voglio fare? Quella che fa meno punti lui. Quella che fa meno punti lui. Io farò la mossa che minimizza la F del mio avversario. Quindi io prendo il minimo fra questi due e faccio la mossa che minimizza quella roba là. Ora domanda, ok, quindi ora so quale mossa fare, ora ci manca l'ultimo tassello, che è piccolo però ci manca, come faccio a calcolare la risposta? Cioè la risposta di questo F, perché io, non, io ora so quale mossa voglio fare, ma qual è il punteggio che ottengo facendo questa mossa? Se, se io sono, aspetta che... ripeto, poi ti faccio rispondere subito che magari ce l'hai veramente. Se io ho definito il sotterrei dove mi trovo e so che se faccio la mossa io il mio avversario fa esattamente questo punteggio, qual è il punteggio che faccio io? È la somma del sotterrei meno i punti fatti dal mio avversario. È la somma del sotterrei da I incluso a J escluso. Questa è l'ultima lezione dove dico ogni volta I incluso a J escluso, dalla prossima volta è implicito I sempre, cioè il primo indice incluso l'ultimo escluso. Sarà esattamente la somma del sottorray da I a J meno F di della mossa che ho preso, cioè la mossa che ho fatto fare al mio avversario. Quindi il mio, abbiamo visto che in realtà questa roba si riallaccia a quello che avevo detto all'inizio. La strategia ottima, in modo che io faccia il massimo, è minimizzare quello che fa il mio avversario. Io simulo tutto quello che può succedere dopo in modo ricorsivo con la programmazione dinamica e prendo la mia mossa che minimizza il punteggio del mio avversario in modo da massimizzare la mia. Tanto questo è la base di una roba molto importante che si chiama gli zero sum games, parentesi chiusa, mini parentesi. Domande? Questo è, mi rendo conto che è abbastanza hard. Cioè siamo... vai. Ripeti il punteggio che faccio io dopo che ho fatto la mossa. Allora, se, quindi io so quanto fa il mio avversario se faccio le due mosse, ok. Mettiamo che la minima fra le due è questa, quindi se scelgo I il mio avversario fa meno. Allora vuol dire che il punteggio che farò io sarà la somma del vettore da I a J, che quindi sono tutti i punti ottenibili in questo sotterray, meno il punteggio del mio avversario. Ok. Perché ovviamente, essendo che i punti ottenibili sono quelli là, se il mio avversario ha fatto qualcosa, io ho fatto il totale, mi manca qualcosa.
quindi trovo la maniera ottimale sua e non trovo la tua. No, certo, hai appena trovato anche la tua. Ma poi la sua si definisce nel il peggiore. Il peggiore della tua, certo. Il fatto è che questo processo è finito perché ogni volta stai levando un elemento dal re. Okay. E quindi andrà a zero, e quindi andrà al caso base. Cioè il fatto è che tu le stai provando tutte, ma tu sai che indipendentemente dalla direzione dove vai, ad una certa vai sempre a finire al caso base, perché stai sempre levando uno, e quindi prima o poi arrivi che io guarda Jay. E sì, esattamente, entrambi i giocatori giocano a minimizzare il punteggio dell'avversario. E questo in realtà è come, come si risolve praticamente quasi qualunque gioco, board game, eccetera. Il problema è che questo qua ha uno stato polinomiale, tipo scacchi, no? Scacchi non c'è un modo di intelligente di rappresentare la scacchiera, devi proprio rappresentare la scacchiera, devi considerare tutte le possibili combinazioni di dove si trovano i pezzi. Infatti scacchi, per la cronaca, è un problema... No, è un problema ex time complete, poi cosa voglio dire questa cosa, lasciamola perdere. Però in soldoni, tipo scacchi, non c'è speranza di farlo in programmazione dinamica con stato polinomiale. Dai, cerchiamo gli ultimi due minuti, di così finiamo proprio col botto e con la domanda per la prossima volta. Qual è la complessità in spazio e in tempo? Qual è il numero di stati? Ve lo faccio io perché voglio finire in fretta, cioè negli ultimi due minuti che abbiamo. Il numero di stati cosa sarà? Beh, sarà il prodotto di quanti possibili valori possono assumere le tre variabili. I può andare da 0 a n, j può andare da 0 a n, b può andare da 0 a 1, n per n per 2 o grande n quadro. Quindi il numero di stati è o grande di n quadro. Complessità temporale è il numero di stati per il costo di transizione. Il numero di stati ce l'abbiamo. Quanto è il costo di transizione? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare due chiamate a funzione, che vabbè, costano tempo costante, ma dobbiamo sommare il sotterray. Quindi, se lo facciamo in modo stupido, ci costa o grande di n ogni volta. E quindi la complessità totale verrebbe o grande di n cubo. Però, è questo l'esercizio a casa, in realtà, spoiler, possiamo farlo in tempo costante. La somma di un qualunque sotterray, dato della roba che facciamo per all'inizio, la possiamo fare in tempo costante per qualunque sotterray. Quindi, e questo è come farlo appunto l'esercizio a casa, poi ovviamente ve lo dico venerdì. Ma quindi possiamo ottenere che la complessità temporale di questo algoritmo sia n quadro, quinto grande di n quadro, perché appunto l'unico step dentro della transizione che ci potrebbe essere lineare, che è sommare l'array, lo possiamo fare in tempo costante. Finiamo con quant'è la memoria. La memoria quale sarà? Sarà il numero di stati, che è n quadro, sempre, per quanta roba ci dobbiamo salvare per ogni stato. Ma quanta roba ci dobbiamo salvare per ogni stato è un numero, che è il punteggio, e quindi la memoria è o grande di n quadro. E quindi questo problema lo possiamo risolvere con tempo grande di n quadro e memoria grande di n quadro, e in questo modo si può giocare ottimamente a sto gioco del boh. Anche questo non è una metafora, purtroppo è il gioco di Anna e Barbara, ma non ho il bene. Quindi con un minuto in anticipo per oggi abbiamo finito e ci vediamo venerdì.